iniziano a scendere. Cari amici, la snia viscosa ci aspetta. Cari amici, oggi siamo alla snia viscosa, la famosissima snia viscosa che però è difficilissimo entrare. Ma adesso stiamo entrando. Varedo, Varedo è il paese della provincia di Monza Brianza, quindi siamo a 25 km da Milano all'incirca. Sì, all'incirca, sì. E non lontano da Mombello. Sì, aspetta che... Prego, prego. Buongiorno. Buongiorno. Sono tutti lì qui, ma siamo sicuri che questo è il sentiero giusto? Eh sì. Ho visto prima uno in bici, uno... E cari amici, abbiamo staccato perché sono passate altre persone. Giusto per un motivo di privacy. Qui, sì, per la privacy, passano di tanto in tanto senza tetto. Siamo sul sentiero assolutamente giusto, perché a questo punto, con diverse persone, chi in bicicletta, chi a piedi, che passa di qua, vuol dire che è l'entrata giusta, Mauri. Allora siamo sull'entrata giusta, così abbiamo comunque tre entrate e uscite. Mauri, zanzare. Zanzare. Ce ne sono una marea, tigre soprattutto. Sì, ma fa parte dell'urbex. Sì, Mauri. Sì. Benissimo, cari amici. No, accoppate tre inizia. Che erano sulla mia... Si inizia, cari amici, iniziamo perché è un po' in tensione questo urbex. Cari amici, allora stiamo per entrare... Stiamo per entrare, cari amici, in questa mega fabbrica di 500.000 metri quadri, enorme. Sarà difficile per noi riuscire a... cioè, è un urbex difficile. È un urbex difficile. Sappiate che è un urbex difficile. E come ci scacceranno, noi andremo, perché comunque non vogliamo... Cioè, va bene tutto, ma non vogliamo rischiare la pelle per, in fin dei conti... Beh, però ce la faremo, dai. Quindi, cari amici, guardate, iniziamo ad entrare qui. Ecco, quante zanzare, ragazzi! Fa niente, cioè, ma... Ah, ma questa è la strada... Tutto. Questo è un vialone... Aspetta, allora riprendo. Sì, inizia questo anche tu a riprendere, scusa, esco da qui. Inizia. C'ho scomodità, Perché è scomodo qui, parliamoci chiaro. Qua rimbomba, c'è l'eco, cari amici, è molto bello riuscire a... No, dava anche buona dall'altra parte, perché di là si va verso le uscite sulla strada provinciale, cari amici, e invece quella lì per andare fino a Como, c'è la strada Milano-Como, la strada provinciale, e invece di qua, vedete... ci sono i primi caseggiati. E qui vedete, vediamo dentro. Ci sono addirittura delle costruzioni, quindi ci dormono la notte. Vedete, cari amici. E questi sono i primi capannoni. Sì, Mauri, arrivo. Se te lo dico, ma là c'è uno stabile nuovo, che cos'è? No, quella è la parte della banca recuperata. Allora, cari amici, quella è la banca, però si dà il caso che la domenica è chiusa. E quindi noi siamo potuti entrare da dentro la banca, dietro la banca. E infatti ieri guardavo su Google Map e alla fine mi ritrovavo quasi dentro la banca. Quindi
Bene, metto un attimo così. E quindi, cari amici, quella è la banca. Siamo entrati da dietro una banca, la stazione di là c'è una strada provinciale, bellissimo. Adesso invece visiteremo quella, la parte della banca che era il padiglione d'entrata, che è stato recuperato a banca, il padiglione d'entrata della SNIA Viscosa di Varedo. E adesso andremo dentro la fabbrica. Amici, adesso riusciamo veramente ad entrare nella SNIA Viscosa. Gennaro Gelmini e YouTuber Mauri. YouTuber Mauri, siamo qui e stiamo facendo finché possiamo delle riprese dei vari reparti, padiglioni che ci sono. Questo è uno dei padiglioni abbandonati, abbastanza gigantesco. Sì, benissimo. Prima fatto riprendi un po' panoramica, Mauri. Anche partendo da di là e facendo una panoramica per... È grandioso, cari amici, è immenso. Benissimo, adesso ci addentriamo. E quindi visitiamo un po' delle parti, addirittura, che la notte sono abitate da senza tetto. E quindi, un po', faremo un po' la mia così. Questa è la parte, poi magari... Vado io avanti. Cari amici, vedete, stando attenti alle assi, le cose, e qui ci sono delle zone un po' proprio lasciate andare. Insomma, c'è un po' così. Bene, io lì ci sono, vedete, cari amici, delle balle di vecchio materiale. Delle balle di vecchio materiale che poi possiamo vedere meglio qua. Vecchi materiali, stracci, che sono? Sì, stracci. Sì, sì, posso spiegare. Allora, questo era tutto materiale di, vedete, soprattutto carta e vecchi vestiti. Allora, siccome la viscosa veniva fatta con diverso materiale di plastica, cioè anche praticamente la viscosa è dal legno, però si può usare anche il materiale di riciclo, carta, plastica e anche vecchi vestiti, tutto quanto. Comunque questa è la viscosa. La viscosa viene tratta dai tronchi d'albero o dai materiali di riciclo, quindi i tronchi d'albero vengono lavorati diversamente dalla carta per dare la stoffa, benissimo. E qua funziona il filo. Si cade perché ci sono diverse trappole come in tutti gli urbe. E qua, ecco, magari è dell'acqua di risulta, prendo pure da lì, dell'acqua di risulta che viene da sopra. Chiaramente crea un po' di odore di batteri, cazzo di giunta. Con l'acqua di risulta e poi cola da sopra. E questo crea un po' di umido. Però insomma, qui dormono la sera, c'è addirittura una bicicletta. Dormono la sera, fumano una sigaretta, tanto
per sopravvivere, perché poveretti, giacigli che dire di fortuna, già dire bene, perché giacigli, ma proprio Mauri, chi dorme qua così è perché è proprio al limite, assoluto limite della sopravvivenza, ma proprio il limite, io direi pure superato il limite della sopravvivenza. L'estintore lì, altro che estintore che ci vorrebbe, cioè nel senso, non, la vita andrebbe fatta bene. Cioè la vita sì, dovrebbe essere fatta in maniera decorosa, non... Purtroppo non in maniera così. Questo, cari amici, fa pensare alla vita, che la vita appunto è Mauri. La vita dovrebbe essere fatta, tutti dovremmo avere diritto a una casa decorosa. Sì, sì. Ma diritto avere... veramente, e non stare così. Così quasi come animali, come devo dire. Sì, ma è terrificante che praticamente, per esempio, chi viene tolto la casa, ma che sta in affitto, non è che ha i diritti di avere un'altra casa. Allora a volte... Ma c'è da dire una cosa, Gennaro, però, è terribile. Lascia stare i senza tetto italiani, che comunque bene o male una soluzione la trovano sempre. Non è qui vero. Si parla anche di persone che vengono da fuori, che vivono in clandestinità. Poveretti tutti. Cioè, non hanno diritti di niente. Ci sono tanti italiani in mezzo alla strada, ma dormono in macchina, anche in questi posti, ma ho notato che sono molto più stranieri quelle persone che... perché loro vivono in gruppo, sono abituati a vivere in gruppo e si aiutano l'un con l'altro. Ma io ho visto anche italiani, c'è da dire che l'Italia è un paese un po' particolare su certe cose, non ha molto a cuore... certe situazioni, perché vedere certe cose... Sì, un po' ti fa venire la pelle d'oca. Cari amici, stareste, punto di domanda, a dormire qua la notte? Io piuttosto dormirei in un ponte, a parte che in Italia crollano pure. Allora andiamo a continuare a vedere le parti. Qui c'è un po' di sporcizia, vario materiale stravaccato qui. Vario materiale. Il lucernario lì c'è, ma si punta al sole, si vede un po' poco, e qui ci sono cresciute delle piante spontanee, epifico. Vari reparti qui. Guardate, qui c'era un divano distrutto. Guardate intanto, ora da lì così riprendi tutto. Cioè, siamo in una situazione che anche il diavolo ha una faccia scazzata, sconvolta, anche il diavolo ha una faccia dispiaciuta. Dispiaciuta. Perché addirittura trovare il diavolo con la faccia dispiaciuta vuol dire proprio, ragazzi, siamo ai limiti. Qui c'è del materiale di plastica, delle staffe di plastica, comunque c'è un po' di tutto. Sì. Qua vari reparti. Vari reparti di produzione a cui ho crollato un po' il cemento. Certo, la lunga. Lì devono essere dei bagni. Prendimi tutto. Cari amici, stiamo sempre ben coperti in maniera che non ci capiti niente, no? Come vedete. Magari vado a fare una visitina a quel bagno lì, no? Sì. Mi trovo. Tento di farti male. Sì, allora naturalmente bisogna stare... Ah, ma qua non so se posso passare. Sì, però andare di là sarebbe bello. Cari amici, voi guardate... Su una bella sedia col computer, ok? Noi facciamo il lavoro. Mauri, sono qua, eh? Questo, ciò che resta dei bagni, incredibile, veramente incredibile. Incredibile perché rimane, c'è quasi tutto. Beh, quasi tutto, no. Lì, sopra, le luci, dove prendeva la luce, qua piante di fico. Sempre qua, Mauri, vado a vedere di là. E cari amici, anche qua c'è un'altra stanza con i bagni.
Ecco, quindi vedete, metto su, guarda, guardate, metto la videocamera sul portatappone. Nessuno sarebbe così. Però, la qua, mi distruggo. Siamo riusciti addirittura a entrare dentro i bagni alla Snia Viscosa. È tutta riviscosa. Allora, usciamo fuori. Bene, bene, Mauri, lì era così, com'era era, vabbè, potevo anche, vabbè. E questi sono i reparti. Bene, Mauri, continuiamo. Riprendi di nuovo. Sì. Cari amici, sono riuscito addirittura a posizionare la videocamera, Mauri, su un portasapone. Una volta. Dai, dai, va bene, dai. E qua, insomma, non è niente facile. Quelli sono dei pezzi. Evidentemente, quando volevano ristrutturare la parte, avevano utilizzato dei pezzi, dei giunti di plastica per rinnovare. Poi dopo si sono resi conto che tante... Allora sono finiti qua, nel senso, vabbè, tant'è perché è fallita. Allora, beh, ovvio. Qui è enorme qua. I giunti, quando dovevano ristrutturare l'area... Qui c'è una pianta che è venuta su di fico spontanea. Qui qua, la bellissima pianta di fico che è venuta. Lì, vabbè, lì lascerei stare perché è chiuso col lucchetto. Sì. Probabilmente c'hanno dentro della roba. Qui c'è tutto del, si vede che ci abitano. Sì, lascia. Per cari amici, per far vedere un po' la situazione qual è. Hanno fatto delle specie di casette di legno compensato per dormire la notte. Purtroppo è una vita da canti. Ma i cani vivono una vita migliore. Secondo me i cani vivono meglio, ragazzi. Scusate che non permetto. Qui c'è tanta legna, hanno fatto... Sì, allora diciamo la storia di questi pannelli. Diciamo la storia di questi pannelli e così finiamo. E dicono... Allora, abbiamo dei pannelli, praticamente le ditte, Mauri prendi un po', le ditte che trattavano tipo mobili, queste cose qua, avevano poi del legno tipo compensato in più, invece di lavorarlo ulteriormente, a questo punto, siccome c'era la viscosa, lo vendevano alla società viscosa, proprio alla fabbrica della viscosa, per farci vestiti. E siccome si usava la fibra anche di legno, quindi ecco che questo era materiale di risulta della lavorazione eventualmente dei mobili, per farci invece la viscosa, il materiale della viscosa. Adesso lo faccio vedere da vicino. Da vicino, cari amici, vedete che qua ci sono proprio le parti segate di lavorazioni di mobili. Vedete che dà il senso proprio di parti di risulta di lavorazione di mobili. Allora a questo punto capite, questa invece cosa la vendevano per la viscosa e per fare quindi vestiti quindi si partiva da questo tessuto, praticamente dal legno, dal legname, che poteva essere dei pezzi di risulta. Qua laminati in pressione, legno laminato in pressione.
per mobili. Vedi, Mauri, parte di risulta per mobili. Allora possiamo salutare un attimo, sì, e no, mettiamo in due, magari, non so, la posizioniamo da qualche parte. Sta crollando tutto, volevo posizionare. Ah, allora la posizioniamo sui mobili lì, direttamente. È più facile, cari amici, non è facile per noi. Però magari ci mettiamo lì, che è più bello, che è più bello, cari amici, più bello, qua, più bello, Mauri, lì, benissimo, stai così che arrivo, benissimo. Ah, ma magari più vicino, più vicino, più vicino, vieni, vieni. Allora, io naturalmente devo fare, allora chiaramente più vicino alla videocamera, così cari amici ci potete sentire bene, però più vicino, meno male che il Mauri era lì, adesso io potevo cadere nella in questo pezzetto qui. È una buca che ho usato per nascondere le bottiglie. Mi sono fatto già qualche graffio, però tanto. Beh, questi posti. Allora, benissimo cari amici, questo è il primo reparto. Abbiamo visto dove il legname, che era di risulta della lavorazione dei mobili, veniva poi invece adoperato, lavorato di nuovo per farci i tessuti, i vestiti, vestiti di viscosa. Dai tempi del fascismo, cioè quando c'era la Seconda Guerra Mondiale, avevano vietato importazione e esportazione dall'Italia. Sì, sì. E questo cosa causava? Che eravamo a corto di cotone, sì, eravamo sì, a corto sì. di tutte queste cose. Quindi veniva dal legname, avevano ideato questa nuova fibra, che era una fibra sintetica, però lo chiamavano cotone sintetico, molto simile al cotone, e la lavoravano dalla risulta certo, dei mobili certo. e dal legname. Benissimo, benissimo. Okay. Quindi da Gennaro Giulmini, YouTuber Mauri, Capitano Barbadura, noi continuiamo alla SNIA Viscosa di Varedo, in provincia di Monza Brianza. Monza Brianza, che io non me la ricordo mai, la provincia di Monza Brianza, perché è tra le più recenti province d'Italia. Molto recente, e quindi io sempre pensiero di Milano. Infatti siamo a 25 km da Milano, una volta la provincia ancora di Milano. Benissimo, cari amici. E i lavoratori, gli operai di questa ditta, potevano accedere alla ditta a lavorare o venendo col treno a Varedo o di là venendo col tram, sempre Milano e Brianza. Okay. Alcancio, Asso, quei posti. Okay. Benissimo. A dopo, cari amici. A dopo, dopo. E cari amici, vedete, sono tutti parti di mobili di risulta. La risulta del legno dei mobili utilizzato per la viscosa. Qua si vede proprio che risulta del legno lavorato per i mobili. Qui è la SNIA Viscosa di Varedo in Brianza. E lì abbiamo addirittura risulte di sedie. Risulte di sedie. Cari amici, siamo in un punto, mentre il Mauri fa la live, presentiamo Mauri. Sì. Siamo in un punto che, siccome è un po' difficile arrivarci, magari ci veniamo solo adesso, no? Quindi non ripetendo il giro, facciamo questo stacco, questa ripresa, mentre Mauri fa la live. Facciamo un po' insieme. E allora vi farò vedere questa parte, che la parte con le cucine, cari amici.
Ecco, vedete, noi siamo venuti quindi da di là, bisogna stare attenti. Sì, ma adesso devo riprendere di nuovo di là, Mauro. Faccio solo vedere, noi siamo venuti da di qua, che è una zona, vedete, un po', hanno tolto tutte le parti in metallo, si vede che l'hanno rivendute, però questo penso lecitamente, e così ci sono dei grossi buchi. Ma volevo fare la ripresa di là, Mauri, perché qua non ci possiamo tornare. Allora dovevo... No, dobbiamo tornare di qua. Ma io dovevo far vedere, cari amici, le cucine. Vi devo presentare per forza le cucine. E allora, Mauri, mi riprendi un attimo? Prendermi con le cucine, quello è fatto. Allora mi metto l'aspetto. Attento di farti male. Qua non posso superare. Allora mi riprendi... No, ma sono qui, dopo tagli. Adesso sta già andando, Cari amici, questi sono il resto di ciò che rimane delle cucine qua. Quindi qua si veniva a mangiare. Questo abbiamo trovato il reparto delle cucine dove si veniva a mangiare. E fa vedere, Mauri, addirittura abbiamo dei resti proprio delle cucine. Guardate, cari amici, ancora i cassetti dove andavano messe poste le posate. Questi vedo che sono cassetti per le posate e per i piatti. Mentre qua abbiamo la parte della cucina dove veniva finita la lavorazione delle varie cose che servivano per le pietanze da mangiare. Lì vari cassetti, vari mobili, e questa è la parte delle cucine. Però io sono convinto, questa è la cucina, e sono convinto, Mauri, quindi, sono convinto che si mangiava qui. Vedete, cari amici, che qua è più basso. E poi c'è la parte sopra. E poi c'è la parte sopra. E secondo me qua mangiavano. Qui mangiavano e qui cucinavano. Addirittura abbiamo anche qui un quadro generale elettrico, che poi adesso non rimane nulla. Però sicuramente questo è un quadro elettrico della cucina. Lì delle bottiglie, delle cose, bottiglie di là, mobili di qua, e lì si mangiava. E qua, beh, non possiamo avventurarci, vedete. È immenso questo posto. E Mauri continua la live e continuiamo con le riprese. Quindi, cari amici, qui si veniva a mangiare e sul lato opposto qua c'erano i bagni che ci si serviva quando si veniva a mangiare. E qui troviamo scritto: lo spreco non arreca alcun utile. Richiudi l'acqua dopo essertene servito. Cari amici, è così. Quindi siamo in un posto un po'. Siamo riusciti proprio a venire anche nel locale bagni, quindi si mangiava bene. Bagno e si ricominciava a lavorare, di solito turni da 8 ore, dalle 6 del mattino alle 2 del pomeriggio, dalle 2 del pomeriggio alle 10 di sera, turno di notte dalle 10 di sera alle 6 del mattino. In alternativa anche il turno da 6 ore, da 12 ore, quindi 8 ore ma anche 6 ore o se no 12 ore di turno,
io ho descritto il turno da 8 ore, che era quello che facevo io quando facevo l'operaio, come anche il Mauro. Bene, bene, cari amici. Bene, perché siamo riusciti veramente a entrare ovunque. I vecchi bagni dove venivano a... si veniva a mangiare e poi si veniva in questi bagni. E qua c'era la sala mensa e qui abbiamo descritto la cucina, cari amici, la cucina descritta poc'anzi. E cari amici, ci troviamo in un deposito che praticamente la gente dava nei cassonetti la roba, i vestiti vecchi, i vestiti usati per i poveri, e poi invece loro prendevano i soldi per fare questo servizio, queste associazioni così, e invece le buttavano qua. Quindi prendevano i soldi, però dopo dovevano diffondere le cose che davano, le dovevano dare ai poveri. Invece le buttavano così, così facevano mezzo servizio. Prendevano i soldi e buttavano così. Finché poi sono stati beccati, sono stati trovati. Solo che il materiale risulta qua. Noi non lo toccheremo, non lo tocchiamo assolutamente, risulta lasciato qua, lasciato andare qua. Allora, questo era praticamente il magazzino della fabbrica. Il magazzino, sì. Il magazzino è diventato un deposito per vecchi vestiti. E così, quindi, benissimo. Eh sì, qui c'è molta... Faccio molti vedere vestiti, un molti, po'. Molti, molti vestiti. Magari ci saranno anche i miei che buttavo via anni fa per dare ai poveri, e magari invece di darli ai poveri li portavano qui. Sì. Facciamo vedere un po' e poi è così un intero magazzino, però adesso sappiate che è stato già trovato questa cosa, quindi c'è un piccione. Li hanno già beccati, e questo è il vecchio magazzino della fabbrica. Magari proviamo a posizionare la videocamera qua. Ecco Mauri, mettiamoci lì. Bello, cari amici. C'è anche un rubinetto un po' sdrenato. Ecco, cari amici, sì. Mettici pure qua. E cari amici, quindi, questo è proprio dove praticamente la gente metteva i vestiti per i poveri nei cassonetti. Assolutamente, di solito si danno ai poveri, assolutamente. In questo caso li hanno buttati via così. Sì, li hanno buttati via. E finché li hanno beccati. Ed è rimasto tutto qua. E qui, quindi, alla Snia Viscosa di Varedo, in Brianza, 25 km a nord di Milano, questo originariamente era un magazzino. Un magazzino del prodotto, ma io direi, Mauri, un magazzino del prodotto finito, sì, perché per come è organizzato il magazzino, è sempre un magazzino del prodotto e poi finito. È diventato un magazzino del prodotto, e poi vabbè, del prodotto di riciclo, quello che è diventato. Facciamo la panoramica anche di qua, magari riusciamo a... ecco, anche la panoramica, stai lì Mauri, bene. Vedete com'è immenso, cari amici? È incredibile, Quindi, e qua praticamente buttavano via la roba così, invece c'è un grillo, sì, di darla, invece di darla alle persone. E va bene, cari amici. E questa è una parte, e poi continuiamo. Andiamo, va. Bene, insomma. Male. Noi facciamo il nostro servizio di Urbex, ecco, è immenso. Mauri, si potrebbe fare un film di fantascienza qua dentro. Ci
Ci starebbe proprio bene, un film di fantascienza. C'è di tutto e di più. Sì, sì, sì. Qua dentro qui ci sono pagine bianche, elenchi di sì, telefono, buttano anche roba di carta. I segnali sì, li buttavano qua dentro. Buttano dicevano... qua dentro. Poi ci sono giocattoli, bene, vabbè, insomma roba. Sì, e te ne salutiamo da questa immensa... Magari dal... salutiamo da qua, da questo immenso, immenso posto fantastico, così continuiamo il nostro, sì, sì, il nostro percorso megagalattico. Tra le cataste, dietro le montagne di spacciume, minchia, ma tante sono le balle di spacci qua. E cari amici, tra le balle di spacciume, ma è incredibile, alla snia viscosa di Varedo. Brianza. Sì, ma qua appunto è una cosa, un discorso a parte. Tutto qui, buttato tutto qui e Dio. Cari amici, siamo ancora al deposito e qui viva la mamma. Lì. Viva la mamma. E un ciao a tutte le mamme che vedete i vostri figli. Che... la batteria sta scaricando. No, beh, però va ancora, va ancora, no? Sì, sì, sì. Sì, 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 vale. E cari amici, continuiamo. Benissimo. Continuiamo in questo posto che appunto cosa succedeva? Dovevano riciclare questo materiale. Questo materiale non veniva riciclato, no. Però sono stati trovati, quindi meno male che almeno a livello giudiziario è stato risolto il problema. Certo non a livello di materiale lasciato andare. E allora facciamo la panoramica, partiamo da di qua e andiamo fino verso... quello che erano le cucine, quindi continueremo e andremo verso le cucine. Dopo questo materiale lasciate tutto andare. Bene, bene, È impressionante perché qui c'è tanto... impressionante, sì, a volte non mi vengono le parole, Mauro. Di tutta la roba che magari veniva da tutta la provincia di Milano, Como. Non mi vengono c'è le un parole. Grillo che continua a fischiettare. Sì, va bene. Come se fosse sera, ma è molto, tiene molta compagnia. Qui ci sono, vabbè, pezzi di volantini. Sono volantini del supermercato. Qua ancora continua e quella zona lì è la zona delle cucine che abbiamo avuto modo di vedere e mostreremo adesso. Adesso io devo montare questo video. In base a come lo monterò, poi vedrete anche, ovviamente, le cucine. Lì praticamente c'erano i rulli che servivano una volta per i macchinari ed erano i subbi. Non toccare i subbi, pericolo di trascinamento. I subbi erano queste bobine. Si chiamano subbi. Chiamavano così. Ma dove eravamo passati prima? Da fuori. E poi da fuori, ah, ok. Però... bene, allora. E allora, Mauri, bene. Di là poi ci sono le cucine, ma più avanti. Benissimo, allora possiamo salutare da qua. E facciamo un saluto quindi a questo punto, perché tanto benissimo. Mauri, puoi venire un po' più vicino, ecco, così così. Benissimo, cari amici, a questo punto faremo un po' di panoramiche e poi abbiamo appunto da una parte le cucine dove gli operai, 6.000 operai. Pensa, Mauri, che movimento c'era qui a dover far mangiare 6.000 operai. Però intesi, di solito i turni erano tre. Tre turni cosa significa?
vuol dire 6.000 diviso 3, quindi 2.000 operai la volta. Anzi, quando si faceva i turni non si andava a mangiare tutti insieme, quindi 2.000 operai la volta, però nel turno. Quindi ovviamente le cucine erano aperte almeno, cos'è, 3 ore, no? Sì, quindi sì, potevano aprire già a mezzogiorno, erano già aperte fino a più tardi. Certo, sì. Quindi, ma io dico a mezzogiorno, in realtà con gli orari, no? Anche prima, perché se uno fa turno, deve mangiare prima. Quindi insomma, vedete, era, alla fine si riusciva a gestire 2.000 presenze di operai in mensa a turno. È incredibile, ma vero, ci riusciva. Si riusciva. Addirittura avevano creato poi degli appartamenti, c'erano spiegato, ma non l'hai detto stamattina. C'era il villaggio Snia, che erano delle case, dei palazzi, dei lavoratori. Quanto sono quei palazzi di 6 piani? Sì, sono palazzino. Sì, comunque erano un quartiere piani, dedicato più che altro solo ai lavoratori che lavoravano qui, perché erano tanti, venivano anche da sud, immagino. Sì, sì, e qua c'era lavoro. Ai tempi il mondo del lavoro era bello, questo lo devo dire, Mauri, bello quando il mio caporeparto mi disse, ah, tu lavorerai sempre, tra virgolette, lavorerò sempre quando il lavoro c'è. Lavorerai sempre, Gennaro, mi disse, mio caporeparto, perché tu hai voglia di lavorare. Mi disse una volta così, rimasi molto contento. Però oggi purtroppo non basta questa voglia di lavorare, oggi il lavoro purtroppo non c'è, perché ditte di 6.000 operai come questa, come abbiamo visto anche ditte a Novara, che c'erano 20.000 operai in varie fabbriche, abbiamo visto in altri posti ancora chi 2.000 operai, chi 1.000 operai, c'erano tante ditte. Purtroppo queste ditte, queste fabbriche non ci sono più, e quindi non c'è più quella facilità di trovare lavoro. Sì, come è tutta una cosa molto più difficile. Più. Una volta veramente, Mauri, quando il lavoro c'era... I macchinari, quelli che prima nel lavoro che facevano prima 100 operai, adesso lo fanno in 10. Ma no, una volta proprio che il lavoro si faceva tutto localmente. Bene, bene, sono pensieri nostri che abbiamo fatto l'operaio. Sì, bene, okay, bene. Adesso continuiamo, beh, salutiamo questo punto. Salutiamo. Da questa immensa, c'era più un quarto. Discarica. Da questa immensa, no! Allora, diamo un pensiero positivo per questa cosa. Sappiamo che, per carità, come si fa a dare un pensiero positivo, però anche in queste cose terribili, quale possiamo dare un pensiero positivo, mamma? Che da questa, diciamo, questo schifo può nascere qualche cosa domani di nuovo, di più. Si possa avere un futuro di un qualcosa di buono che possa venire. Bene, cari amici, panoramica, saluti. Ah, poi naturalmente mi raccomando, Mauri, sì, se potete, se volete, mettete un like, se potete, se volete, iscrivetevi al canale. Al canale Gennaro Gelmini, anche e youtuber Mauri, Capitano Barbadura. A volte quasi ce lo dimenticavo di dirlo, perché ci seguite, lo sappiamo, seguite, bene, abbiamo... cari amici. Però il punto, certo, ricordarvelo qua non è facile, no? È vero. Beh, certo, perché uno magari qui è più sotto a volte tensione. Sì, qua siamo dovuti stare molto attenti anche, che ci abitano senza tetto, quindi pericoli vari, senza tetto, zona un po' pericolosa, tutto. Non è stato facile. Non forse è facile, Mauri, perché appunto, Allora, non è l'urbex più difficile, l'urbex più difficile è sicuramente Greenland. Ah, quello Greenland è, stato... è l'urbex più difficile, è un parco giochi abbandonato, che però ci sono ancora i custodi, insomma un po' terribile. Questo io direi il secondo, per pericolo il secondo. Voi certo, da casa, cari amici, magari non ve ne accorgete, il pericolo lo viviamo noi in questo momento. Questo è l'urbex più pericoloso dopo Greenland, sì, secondo perché... posto.
La sicurezza sul lavoro è necessario indossare tutte ben abbottonate e non usare. Cari amici, mi raccomando, lasciate ben abbottonate le camicie. Sì, infatti, infatti. E cari amici, da Gennaro Gelmini, youtuber Mauri, capitano Barbadura, il nostro capitano, un saluto e mi raccomando, like se potete, se volete, iscrivetevi se potete, se volete. Oggi è il 26 agosto 2018, dalla SNIA Viscosa di Varedo, in Brianza, a 25 km circa da Milano. Sì, ok. Bene Mauro. Ciao amici. Ciao a tutti. Ciao amici. Ciao, ciao, ciao. Bel posto, Mauro. Ma da morire. Da morire. Bel posto da morire. Benissimo. E cari volta, amici, anche questa volta ce l'abbiamo fatta. Anche questa volta ce l'abbiamo fatta. E Mauri, un tuo pensiero? Niente, è un posto terribile, comunque niente, per quanto riguarda anche, si spera che domani possano recuperarlo meglio, perché è lasciato così in abbandono e nelle mani proprio delle... Speriamo, cari amici, un recupero della zona. Benissimo, salutiamo perché mettete like, iscrivetevi al canale Gennaro Gelmini e youtuber Mauri, capitano Barbadura. E niente, adesso un saluto e un abbraccione a tutti quanti. Ciao, ciao, alla prossima. Ciao, ciao.